Alla giurma, oggi faremo un evento super ignorante. In più, questa sera alle 20.00 su Twitch ci sarà un nuovo super evento. E ancora in più, si può dire ancora in più? Io lo dico lo stesso. Fatto sta, ragazzi, avete presente la mia bellissima texture pack? Bene, oggi chi farà la sub anche con il Prime parteciperà all'estrazione per ottenerla gratis. Quindi fate subito la sub al mio canale Twitch e tutti i link come sempre sono in descrizione e vi aspetto questa sera. Allora, raga, andiamo in slash evento. Allora, ciurma, ci troviamo qua nella zona dell'evento. Ci sono ben 7 cubi slash regali. Ok, ho robe particolari qua dentro. Ogni cubo dentro ha una roba particolare che cambierà tutto quanto. E qua sotto, raga, c'è tutto questo blocco da scavare. Allora, ogni tot subs, raga, si aprirà un regalo. Anzi, ci sarà una votazione. Io vi darò 5 colori. Il colore più votato verrà aperto fra questi 6. Mentre il cubo bianco verrà aperto soltanto se tutti gli altri cubi verranno appunto spacchettati. Quando voi entrerete qui, avrete questo piccone, ok? Avete un bel picconcello. E praticamente si andrà poi a togliere il layer di bedrock che voi inizierete a scavare. Chi vince? Vince chi entro un'ora di tempo scava più blocchi di smeraldo. E fidatevi, raga, che non è solo questo cubo. Dentro questi regali ci sono tanti plot twist, tantissimi, ok? Soprattutto in quello. Ciurma, 3, 2, 1... Oh mio Dio, sono partiti a scavare come pazzi! Oh mio Dio! Raga, sono partiti, abbiamo prima Shadow Icaro, poi abbiamo Ennisway! Raga, sono partiti a fare! Raga, vediamo che colore state votando. Arancione! Arancione! Ok, ok. Raga, è una battaglia, ma io vorrei vedere qualche ragazzotto da Pocket anche. Ok, e The Gamer dice, io mi prendo tutti i blocchetti dall'alto. Perché comunque nessuno in noi vanno tutti verso il basso. Beh, ci può stare come idea. Raga, qua, oh mio, no, sono già mangiato. Perché, raga, mo iniziano i primi plot twist. Allora, raga, è arrivato il primo plot twist, diciamo. Signor Operator, un determinato blocco deve diventare un attimo un blocco indistruttibile. Vada. Signor Operator, lei ha sbagliato blocco. Ragazzuoli, dentro il primo cubo, che adesso andiamo a scartare, facciamo anzi... Così? Perfetto, ha funzionato. Scartiamo il primo regalo perché tutti i blocchi arancioni diventeranno smeraldi. Però tutti gli smeraldi diventano bedrock. E quindi, raga, come vedete, non ci sono più smeraldi. Perché adesso i blocchi arancioni diventeranno smeraldi. Sbam! Perfetto, continuate a scavare. Si sono invertite le cose. Guardate in cima adesso quanti ce ne sono. Vi è piaciuto, raga, questo piccolo plot twist? Comunque, tra, raga, 8 sub c'è il prossimo regalo. Fidatevi che questo era nulla in confronto. Oh mio, guardate quel tunnel. Andiamo a esplorare dentro. Vediamo chi incontriamo all'interno. Raga, andiamo, seguiamo questo formicaio. Esploriamo. Intanto l'Hollow Speaker, ragazzi, ha spaccato 400 blocchi. Vediamo un pochettino. Raga, mi sono già mezzo... Oh mio Dio, ok. Vedo la luce. Ok, raga, io vedo ancora tanti blocchi di smeraldo qua al giro, eh. No, zì. No, perché è successo? No, perché succede? No. Ci vuole. Veloce, scava. Oh no. Scava, il piccone scava. È un coso, è un query lui. Raga, diventa un labirinto. Incomincerete a perdervi, fidatevi. Ci sarà la ricerca dei blocchetti di smeraldo. Comunque abbiamo Mammoth che è a 500. Shadow Icaro proprio lì per lì. Entity pure, loro tutti vicinissimi, raga. Serve qui per forza il prossimo regalo, mi sa. Allora, raga, io vi consiglio di fare una cosa. Ma intanto, io vi do un consiglio, raga. Fai l'ultima di slash spawn. Perché? Pacchettiamo il regalo, piazziamo un blocchetto qua sotto e prendiamo una bella TNT e prendiamo anche un bel flint and steel, perché ragazzi qua dentro è pienissimo di blocchi che verranno droppati là sotto. Il problema è che sono tutti rinominati in modo stranissimo, quindi vi riempiremo l'inventario e dovete piazzarli e spaccarli senza farli rubare. Spam!
Vediamo un pochettino chi li prende e iniziate a piazzarli e a scavarli. Eccoli, eccoli già che sta facendo. Guarda, il più bianco già ha capito. Però guarda, arriva lui che glielo ruba, arriva lui che... C'è lui che gliel'ha rubato. Ah, che bello. Vediamo cosa stanno combinando. Guarda, 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 guarda. Trovano piazzando blocchi che non c'entrano nulla. Raga, prossimo... Raga, adesso ci saranno soltanto 4 regali da aprire. 4. Guarda, guarda, guarda lui, guarda Entity, guarda Entity. Guarda, si è fatto l'angolino. Raga, nell'angolino c'è Entity. Perché non fate tutti quelli slash spawn e viene a dargli fastidio? Guarda, guarda, guarda. Guarda, non si va a infrattare. Si va a trovare il punto nascosto dove piazzarsi i blocchi. Mi dispiace, mi dispiace. Mi dispiace. Beh, raga, ora andiamo a votare il prossimo, che dite? Allora, vediamo un poco come va il formicaio. Il formicaio è letteralmente distrutto. E abbiamo Enesway primo con una breve distanza di 40 blocchi. Li vedo fermi. Li vedo fermi. Memo ha trovato una vena di 2 blocchi. Stanno andando un po' pian piano avanti. Qua abbiamo Nico che cerca i blocchi. E raga, qua serve per forza il plot twist, mi sa. Vediamo lui. Vediamo Just Nix cosa combina. Là c'è un blocco. Qua ce n'è un altro nascosto. Qua un altro. E qualche blocchetto si trova, eh. Raga, nei lati ci sono ancora un botto di blocchi, eh. Sono veramente tanti, 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 vedete. Raga, ha vinto il Mangenta. Ok, va bene, va bene, va bene. Allora, signor Operator, che facciamo? Visto che siamo un pochettino fermi, che dici? Risblocchiamo questi blocchi di Bedrock? E allora li risblocchiamo, raga. È arrivato il momento, raga. I blocchi di Bedrock si sbloccano e ritornano a breve. Di nuovo, blocchi di Smeraldo. Bam! Allora, vi sbircio un pochettino, eh. Basta, 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 basta. Raga, io vedo tanti blocchi di Smeraldo ancora in giro. Enesu è arrivato a 1100, raga, 1100, 1100. Io adesso faccio così, guardate. Andiamo da Enesway. Adesso, raga, siamo Enesway. Che sta spaccando... Oh mio Dio, quanti ne ha? Quanti ne ha Enesway? Ne ha un casino. Guarda quanti ne ha trovati. Enesway, sappi che hai tutto il peso della streaming adesso, eh. Tutto quello che farai verrà visto in live. Enesway è tornato allo spawn. Si sta ributtando verso il basso, a capo fitto, così. No fear. Allora, io un pochettino vorrei vedere Entity che arrivi secondo. È giunto il momento. Dobbiamo fare una cosetta. Mi sa dobbiamo fare di nuovo un indietro nel tempo. E non vorrei dire, ma anche di... quasi tutto il cubo. Perché c'è il blocco magenta. Raga, vedrete la cosa più veloce di sempre. Ok. Raga, fate tutti quanti slash spawn per tornare in cima. Ora, guarda la magia, guarda la magia. Ora succede che tutti fanno... in un punto. Raga, blocco magenta. Super piccone pazzissimo sgravatissimo. Raga, c'è un piccone che ha efficienza 50. A breve lo riceverete tutti. Ovvero tipo ora. Siete pronti? 3, 2, 1. Spam. Raga, adesso vedete i blocchi incominciano a schizzare. Eccoli, eccoli che schizzano. Eccoli che schizzano. Guardate come stanno schizzando. Schizzo male. Raga, guardate come stanno schizzando i blocchi. E raga, il piccone si distrugge. Però nulla toglie che ne può arrivare un secondo. Che dite? Tipo, ne arriva un altro? Vediamo intanto che colore sta vincendo. Allora, il verde. Signor Operator, il verde. Raga, sarà un battle royale il verde. Vediamo un pochettino il formicaio. Raga, è tornato leggermente formicaio. No, non è per nulla. E sono rimangiato tutto. Ma è pienissimo di blocchi. È pienissimo di blocchi. Raga, 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 attenzione. Shadow sta per superare Mammoth. Manca una sub. Manca una sub. Fermi tutti. Raga, ci siamo. Raga, io fossi in voi, farei subito slash spawn. E avete anche nel vostro inventario, raga. Vediamo il primo che si prende la palla di blocchi di Smeraldo. È arrivato subito Entity. È arrivato subito Entity, raga. Che se mangia il blocco. C'è il cubo. Ma si prende anche di gamer. Volevate, non si apre. Raga, se lo sono mangiato. Raga, giallo e azzurro, votate subito. Manca un minuto la votazione. Allora. Avete votato il giallo, ok. Tutti i blocchi gialli diventeranno smeraldi. Raga, tutti i blocchi gialli diventano smeraldi. Questo qui era l'altro uguale. Raga, pronti, attenzione ai blocchi gialli, eh.
Eccoli, eccoli. E ragazzuoli, visto che c'è anche il regalo azzurro, effetto di haste per un minuto. Let's go. Diamo subito questo effetto di haste a tutti quanti. Stuck, regà. Avete haste 2. Vi mangiate di nuovo i blocchi. Vi mangiate di nuovo i blocchi, raga. Avete tempo. Un minuto con haste. Raga, per arrivare a 69 per il mega regalo pazzo sgravato. Raga, io vedo Shadow Icaro che comunque è arrivato a proprio proprio al massimo. No, raga, il bianco ancora non è pronto. Ne mancano due. Raga, Ibrico, siamo arrivati. 69 il mouse up. Raga, il plot twist finale, il big boy. Non si riesce ad aprire tutto. Non si riesce ad aprire tutto. È un cubo intero di blocchi di smeraldo. Ai ai ai. Vediamo un pochino chi ci arriva. Anche se già l'hanno raggiunto. L'hanno già mezzo raggiunto, raga. È il bloccone pazzo finale sgravatissimo. È lui, raga. Nico ha capito. Nico, ma possono spaccarlo? Signor Operator. Ok, ok, l'ha fatta, l'ha fatta, l'ha fatta. Se lo stanno mangiando. Raga, se lo stanno. Sentite, sentite. Ma quanto SMR? Raga, sto peggio dei termiti. Team termite. Io direi, raga, che tra 2 minuti l'evento può anche concludersi. Raga, ci guarda Entity Hennessy, Entity Hennessy. Aia. Ale, ma che fa volo qui? Ale, Ale, abbiamo un intruder. Qua abbiamo un intruso. Abbiamo un intruso. Mi sta doggiando. Ha fatto croc. Ah, giusto, raga. Bam! Ragazzuoli, il vincitore è Shadow Icaro. GG, GG a Shadow Icaro. GG. Sei il vincitore.